Però lascio la parola prima di tutto con un saluto al direttore Fabrizio Ferrani, che ha abbracciato con grande entusiasmo il progetto e che è qui a raccontarci. Direttore, lei la parola. Allora, noi siamo uno strumento, noi siamo un canale, diciamo, il nostro malgrado infungibile, cioè ci siamo solo noi che possiamo, abbiamo questo compito di raccontare il nostro paese e di tenere stretto il legame con i nostri connazionali. Per cui abbiamo quattro palinsesti, lo dico per chi non lo conosce, non per fare pubblicità, perché magari chi sta in Italia non ha tanto la percezione di che cosa viene visto oltre confine. Noi appunto abbiamo quattro palinsesti che vanno in giro per il mondo, a secondo del fuso orario, e li cambiamo anche per contenuti. Mandiamo l'80% delle nostre produzioni italiane, Rai 1, Rai 2, Rai 3, perché abbiamo un palinsesto, se vogliamo, ancora più forte rispetto all'ammiraglio, perché possiamo scegliere, perché possiamo prendere trasmissioni di Rai 3, so chi l'ha visto, Rai Apple, eccetera. E poi un 20%, circa, siamo arrivati quasi a 1800 ore di produzione originale, è il nostro prodotto dedicato per i nostri connazionali, dove abbiamo due obiettivi. Uno, tenere strette le contatti, le radici con i nostri, sono 6 milioni quelli che sono iscritti all'AIRE, che votano, qui abbiamo 12 parlamentari che poi vanno a rappresentare direttamente, ma poi la platea degli oriundi, degli italici, come dice Piero Bassetti, è molto ampia. Abbiamo arriviamo in 174 paesi, abbiamo una platea potenziale di 120 milioni di persone. E chi vuole vedere cosa facciamo in Italia, se va su Replay, dentro catalogo, vede tutte le nostre produzioni, le nostre puntate. Qui abbiamo accolto con grande piacere questa offerta, ci è stata fatta da Carlo Fumo, da Angelo Maglietta, di appunto, ospitare questo prodotto. Lo trasmetteremo durante le vacanze di Natale, quando sospendiamo la nostra trasmissione principale, che è Casa Italia. Casa Italia va in onda tutti i giorni della settimana, lunedì e venerdì, per 100 minuti. Condotta da un'altra conduttrice altrettanto brava, che appunto ha questa capacità di legare il prodotto, come dicevamo prima, nell'attesa di partire. E partiamo il 25 dicembre, il giorno di Natale, per andare avanti fino al 5 gennaio. Verrà trasmesso il programma nel palinsesto del Nord America alle 4:30 del pomeriggio, nel Sud America alle 5:30, in Australia alle 19, orario di Sydney, e in Europa alle 15:30. Siamo un po' come le frecce di colori, no? Per cui ci sta questa capacità di incasso, i nostri palinsesti sono veramente complicati. Il prodotto ci piace, devo dire che è realizzato molto bene, complimenti, e di qualità. Noi quello che abbiamo cercato di fare nell'ultimo anno e mezzo è stato quello di alzare l'asticella della qualità. E per cui pizza e mandolino sì, ci piace pure il carosone, però rivisitato in chiave moderna, però guardando all'oggi, perché i nostri connazionali, molto come noi, partiti tanto tempo fa, invece ogni anno qua partono 300.000 ragazzi, per cui questi nuovi expat e tanta gente. Noi stiamo lavorando anche a un progetto in cui crediamo, quello di passare dalla fuga dei cervelli ai cervelli in rete, di raccontare loro le possibilità di lavoro e di studio tornando nel nostro paese, proprio perché facciamo tale investimento. Noi siamo, diciamo, dalla parte del sistema Italia. Io penso che l'attività che fa il nostro chef da 23 anni è come il nostro ambasciatore nel mondo, sia molto importante, e noi la sosteniamo. La Farnesina, vi ho presentato l'altra settimana i nostri panissessi, sono venuti italiani, il sottosegretario di Doria Barachini, proprio in Rai, che non è stato delegato nostro. Noi facciamo sistema, la Farnesina non a caso tutti gli anni promuove il sistema Italia, e parte proprio dalle settimane della cultura e della cucina, perché essere ambasciatori del mondo passa anche attraverso questo. Tant'è vero che ultimamente, e qui chiudo, vi do questo dato, cosa è successo? È successo che quello che è stato, diciamo, l'Italian Sound, cioè il denunciare le limitazioni dei nostri prodotti, adesso è stato accettato, nel senso che comunque è un modo per dare attenzione a quello che facciamo noi, cioè fanno il parmesano, non è il parmigiano, reggiano il nostro, bene, fatelo pure. Tanto comunque si capisce che volete imitare un'eccellenza, perché quando volete mangiare quello buono, andare a mangiare in un posto di qualità, quello dovete andare per forza dalle parti nostre. Grazie e buon lavoro. Grazie a lei.